Il trucco per fare dei bei video è la luce. Non importa qual è, non importa il colore, quello che importa è la luce. Non importa quale tipo di luce, tutto quello che avete a disposizione durante ogni giorno è proprio quello, la luce. Insomma, credo che ci siamo capiti. L'importante è la luce. Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovissimo video. Ragazzi, è veramente tantissimo tempo che desideravo creare un video del genere, un video dove vi spiego tutto quello che so riguardante il videomaking, la fotografia e tantissimi altri argomenti. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere tutto quello che ho da dirvi in questo video subito dopo la sigla. Benvenuti o bentornati sul canale di Pringiluga. Bene ragazzi, siete nel diario di un videomaker o di un fotografo. Non ho ancora deciso come chiamare la playlist su questo canale, dato che ho intenzione di creare tanti di questi video dove vado ad elencarvi tutto quello che so o tutto quello che imparerò pian piano riguardante il video editing, il videomaking, le fotografie e tantissimi altri argomenti. Insomma ragazzi, questo è un portale a parte che va a differenziarsi un po' da quelle che sono le recensioni tecnologiche che vi porto praticamente ogni domenica qui sul canale, ma ho voluto portare questo video di domenica per introdurlo su questo canale. L'argomento di cui andremo a parlare oggi sono le luci. E insomma ragazzi, non importa assolutamente, voi con qualsiasi cosa andate a registrare un video, ovviamente basandoci sempre su video amatoriali da portare su YouTube o da creare qualcosa in famiglia. Anche se voi andate a registrare i vostri video con un vecchissimo iPhone 4 o qualsiasi altra cosa del genere, non è importante questo. Insomma ragazzi, quello che voglio dirvi, l'importante è avere un set ben illuminato, come in questo caso che ho acquistato questi bellissimi tre softbox che mi creano questa luce veramente incredibile e creano un set praticamente cinematografico. Personalmente ho cominciato a girare video con questa che è una torcia veramente potentissima. Insomma ragazzi, come potete vedere, un attimo, eccola qui, come potete vedere fa veramente tantissima luce. Io questa me la sparavo praticamente in faccia, infatti dopo la registrazione dei miei video praticamente non ci vedevo, ma riuscivo tranquillamente anche con una semplice torcia ad illuminare i miei video. Dopo di quello che sinceramente non mi soddisfaceva più di tanto, dato che quando andavo a spararmi proprio quel flash negli occhi, come dicevo poco fa, praticamente non ci vedevo più, ho deciso di effettuare un upgrade. Non avendo tanto budget, dato che ero proprio agli inizi di YouTube, non sapevo se questa sarebbe diventato un mio lavoro, una mia passione, tuttora è una passione dato che per il momento non monetizzo assolutamente nulla, decisi di andare dai cinesi con mio fratello. Benedetti cinesi, perché da quel momento, che era circa un anno e mezzo fa, a questo momento io ho utilizzato tutto il tempo questo qui. Come potete vedere, guardate un po', ovviamente è da regolare adesso gli ISO, l'esposizione e tutto, ma questo riusciva ad illuminarmi tranquillamente. È vero, creava tantissime ombre, creava tantissimi disagi, luci molto nette, come potete vedere, non è una cosa professionale, ma mi dava la possibilità di registrare i video, di portarveli qui sul canale e di lasciare un contenuto praticamente settimanale. Quindi, come vi dicevo poco fa, non è importante con quale cosa voi stiate andando a registrare il vostro video. L'importante è la luce, che come potete vedere in questo momento è sopra di me, anzi è anche un po' bassa per la mia altezza, ma basta avere una luce adeguata per registrare i vostri video. Voi potreste registrare i vostri video tranquillamente con la luce solare ed è una cosa veramente fighissima, perché grazie a una cosa che abbiamo in natura possiamo tranquillamente evitare di spendere tanti soldi per illuminare i nostri video e per realizzare qualcosa che ci piace fare. Come potete vedere, io adesso non posso farvi vedere l'esempio del sole perché quando sto registrando questo video purtroppo è notte, io ho solo la possibilità di registrare di notte dato che durante tutta la giornata lavoro e faccio veramente tantissime cose, ma come vi dicevo, io in questo momento ho il softbox qui che mi va ad illuminare e come potete vedere crea una linea retta qui. Voi quando andrete ad utilizzare la luce solare, se mai lo farete, vi raccomando, non mettetevi assolutamente davanti alla finestra con i raggi del sole che vi vengono sparati in faccia, perché viene una cosa veramente bruttissima, solo perché il sole crea tante ombre e tante linee rette che sono veramente brutte. Mettetevi al lato della finestra, magari con la videocamera davanti alla finestra,
che vi va ad illuminare con non i raggi del sole, ma con la luminosità che crea il sole. Quindi ragazzi, credo che ci siamo capiti. L'importante per i vostri video è la luce. Se vi può interessare, vi lascio linkati qui sotto i link per questi tre bellissimi softbox che mi hanno illuminato durante tutto questo video. Ma io adesso devo dirvi un'ultima piccola cosa prima di andare alla chiusura. Vi raccomando, andate sempre a illuminare il vostro sottofondo. Come potete vedere in questo momento, qui sto utilizzando delle semplicissime lucine di Natale che vanno ad illuminare il mio retroscena e creano veramente qualcosa di incredibile. Inoltre qui ho questa lampada che è veramente qualcosa di fantasmagorico, della Tommons, che ragazzi è veramente bellissima. E oltretutto, dopo tutto ciò, utilizzo dei LED dietro questo pannello colorati che sono veramente stupendi. Vi raccomando, utilizzate i LED ovunque e create dell'atmosfera in tutte le occasioni voi andate a registrare. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che questo vi sia piaciuto e se così è stato lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi soprattutto su Instagram. Come potete vedere ho creato un video un po' più sciolto con questi tanti cambi di inquadrature, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io ragazzi non faccio altro che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.